Buonasera da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi e benvenuti a Roma e la Women's Champions League per la prima volta. Benvenuti all'Olimpico, quasi 40.000 pronti a spingere, record di pagamenti per una partita di calcio femminile in Italia. Per la prima volta nella storia si gioca in questo stadio, si gioca Roma-Barcellona, quarti di finale, gara di andata e questa notte è ancora vostra. La gente giallorossa con lo stadio aperto e questa è già una conquista, ma anche una Roma che ci arriva consapevole che il sorteggio, è inutile nasconderlo, è stato tremendo, perché qui oggi arriva il Barcellona, la squadra più forte, la squadra che segna di più in tutta la Champions, la squadra sulla carta impossibile da battere, però poi c'è il pallone, la Roma non ha nulla da perdere e come ha detto ieri il capitano Elisa Bartoli, d'accordo, essere realisti, ma se non credessimo di avere delle chance non scenderemmo neanche in campo. La sfida non poteva essere più al limite per le ragazze di Spugna. Siamo davvero, Marta, su due pianeti diversi, anche perché i movimenti femminili all'estero sono decisamente più avanti rispetto al nostro, che sta facendo dei passi comunque in avanti, ma è chiaro, la distanza c'è ed è evidente ad ogni livello, però bisogna ragionare a piccoli passi. Il primo obiettivo è uscire stasera con la possibilità di giocarsi ancora la qualificazione la prossima settimana al Camp Nou. Sì, l'obiettivo di stasera è sicuramente godersi questa partita, godersi questo spettacolo e mettere il meglio che ha la Roma, non perdere quelle che sono le sue caratteristiche, la sua identità, e andare a giocare questa partita consapevole dell'avversario che incontra, ma nello stesso tempo consapevole delle proprie caratteristiche e della propria forza. Gli occhi delle ragazze giallorosse che per la prima volta paradossalmente entrano a casa loro, entrano allo Stadio Olimpico, che per la prima volta nella storia apre le sue porte alla Women's Champions League. Che occhi vedi, Marta? Emozionati, ma devo dirti non solo da parte della Roma, perché l'impatto che ha l'Olimpico
non lascia indifferente neanche le giocatrici del Barcellona. Andiamo sul campo, partiamo dalla Roma, così disegnata. C'è Hazard tra i pali, Minami, Linari, Wenninger e Bartoli, Serturini e Ove sulle fasce, Greggi e Giuliano giocano in mezzo, Andrés Alves, ex della partita, ad accompagnare Valentina Giacinti, disegnata ufficialmente con un 4-4-2, poi vedremo se eventualmente sarà un 4-2-3-1. Nel Barcellona due assenze pesanti, quella di Alexa Pallone d'Oro e di Pina che non è a disposizione. Questa è la squadra arbitrale con Demetrescu che dirigerà l'incontro. Dai quarti di finale c'è anche il VAR, lo ricordiamo. Tra poco vediamo in grafica anche le scelte del Barça, mentre nel frattempo si salutano Spugna e Giraldes, e penso che stiamo dicendo qualcosa proprio in relazione all'ambiente che c'è, che è davvero bellissimo. Questo è il Barcellona, Pagno tra i pali, Rolfo, Mabileon, Paredes e Bronzi in difesa, Aitana Bonmatí, Walsh e Padri, Salma, Oshoala e Graham davanti. L'urlo dell'Olimpico. Non semplice giocare così, né da una parte né dall'altra. Tutto pronto. Tra del Barcellona il calcio d'avvio. Barcellona, l'abbiamo detto, fortissimo. La Roma deve fare una gara coraggiosa, una gara di cuore ma anche di testa, che deve essere libera, perché la pressione è di fatto comunque tutta sul Barça, da cui tutti si aspettano che esca vincitrice dal doppio confronto. La Roma deve provare a fare il suo calcio, poi è chiaro che serve un'impresa. Inizia la partita, è iniziata Roma-Barcellona con il primo possesso per il Barça. Paredes, Bronze, Hansen, malinteso, primo possesso per la squadra giallorossa. Minami attende un po' troppo il pallone, Hansen gliela porta via, prova ad andare, Linari rischia entrando in scivolata, ma è determinante e porta via anche la rimessa dal fondo. Sì, qui è stata molto brava, ha rischiato tanto Linari, però ha scelto perfettamente il tempo del tackle e riesce anche a guadagnare rimessa dal fondo. Il primo piano per Jonathan Giraldes. A proposito di impresa, ce n'è stata un'altra 5 anni fa in un'altra Roma-Barcellona, in un altro quarto di finale di Champions League, se può aiutare, e anche allora la Roma era data per spacciata, e invece tutti sappiamo come andò a finire. Le partite bisogna comunque giocarle. Ove gira a vuoto, Hansen torna indietro. Dobbiamo aspettarci chiaramente un Barcellona che viaggia su ritmo alto, che sa domare il pallone, lo sa gestire, sa verticalizzare. Sono tante giocatrici di livello assoluto e molte di queste hanno vinto più volte la Champions League. Sì, beh, la partita che ci aspettiamo è di vedere un Barcellona che avrà il predominio del gioco. Comunque hanno questo gioco corale che ti porta a... spesso porta a schiacciare un po' le squadre avversarie, e lì dovrà essere proprio brava la Roma a non farsi schiacciare, non arretrare troppo il baricentro, perché sennò poi ripartire potrebbe essere difficile. Salma dentro l'area di rigore, primo intervento da parte di Wenninger, raccoglie Rolfo, dall'altra parte Bronze, dal terzino all'altro, Andrés ha recuperato palla, è lì che la Roma può andare a far male, nella ripartenza veloce, dritta per dritta. Bonmatí si presenta alla partita, fallo e punizione. Sì, la Roma
come abbiamo visto, a differenza di quello che pensavamo, con uno schieramento con un 4-2-3-1, si è schierata con un 4-4-2 davanti, portando Ove assieme a Giacinti. Questo sicuramente per sfruttare la loro velocità. Sono le due giocatrici molto veloci che sulla transizione e sul ribaltamento di fronte possono mettere molto in difficoltà i difensori del Barcellona, perché sia Paredes che Mapi comunque soffrono la profondità. Attenzione subito evidente da parte di Alessandro Spugna, una serata importante chiaramente anche per l'allenatore della Roma, che facendo un capolavoro anche in campionato. I fischi dell'Olimpico, con la Roma che vuole rimanere alta. Mapi Leon finta di battere, va invece Hansen nel cuore dell'area di rigore, la palla passa, un brivido sulla schiena della Roma che però riparte. Ove troppo stretto, Salma riesce a recuperare, Rolfo poggia all'indietro, giro palla, Mapi Leon ancora a sinistra, rimasta alta Rolfo, davanti Salma, vicino anche Patri, chiusa. Iniziativa blaugrana, ripartenza per Ove, prima idea subito in avanti da Giacinti, Mapi Leon però l'ha letta bene. Paredes, coppia centrale storica per il Barcellona, Mapi Leon e Paredes, Barcellona che va. Rolfo, occhio a Oshuala dentro l'area di rigore, parte il cross murato da Wenninger, che è uscita col tempo giusto, rimessa laterale per il Barça e con una preventivabile attacca. Walsh, Rolfo, di nuovo dall'ex giocatrice del Manchester City, 460.000 euro il costo del trasferimento, il suo cartellino al Barça dal City, trasferimento più alto in termini economici nella storia del calcio femminile. Arriva Patri per giocare, scambio con Rolfo, Oshuala dentro l'area di rigore, parte il cross, tutto fermo però. Riprenderà con il possesso per la Roma, fondamentali, no Marte, i primi minuti soprattutto per la squadra giallorossa a livello di ambiente, per capire un po' in che mondo si trova. Sì, beh, sicuramente come abbiamo detto all'inizio, emozionante giocare in uno stadio del genere, quindi i primi minuti magari c'è un po' di tensione per la partita, per il pubblico, per l'ambiente, poi passano e insomma l'approccio alla gara è sicuramente ottimo per adesso da parte della Roma. Linari prova a far correre Minami, che non riesce ad arrivare su questo pallone. Con calma il Barça, alla sporcata di nuovo Alessandro Spugna, lì a bordo campo a rimetterlo poi in gioco per il Barcellona. Però Paredes stavolta sbagliano loro, lunga Minami, testa di bronze, recupera Caroline Hansen, malinteso con Padri, Giuliano oggi peraltro se vogliamo è anche un giorno storico, perché si rivede un numero 10 della Roma allo Stadio Olimpico dopo Francesco Totti. Avanza Salma, rimontata, e poi Wenninger chiude. Ove sbaglia. Perdono, Serturini. Bronzo. Oshuala davanti, Hansen laterale, servita. Uno contro uno con Minami, parte il cross sul secondo palo, Salma può riproporre dentro l'area di rigore, Giuliano, Rolfo conta i rimbalzi, Giacinti le ruba il pallone e prova a strappare con tutta la grinta che ha Valentina Giacinti, difende la palla, prende un calcio da terra, gattona, non c'è nulla, si prosegue destro sinistro di Bommati, il Barça se la riprende. Però l'atteggiamento è giusto. Walsh, Paredes,
Bronze, si alza Andrés Alves su di lei. Caroline Hansen, Bonmatí, attenzione alla sua tecnica nello stretto, giocatrice totale, la mezzala del Barça. Paños. Mapileon davanti. Chiusa Salma. Ordinata la Roma. Bronze di testa. Minami. Pulita, Giacinti, va giù, non c'è fallo, palla comunque a Gregi, si va per il vantaggio, sbaglia Gregi, sbaglia la Roma, va in contropiede il Barcellona. Oshoala si è mossa, non ha trovato il pallone, Wenninger attenta, adesso bisogna gestire, prova ad andare lei da sola, pallone probabilmente uscito, così è rimessa laterale. Sì, una Roma sicuramente attenta in fase di non possesso, poi nel momento in cui riprende palla deve mantenere più tranquillità, più pulizia, più qualità, perché ha forzato 3-4 giocate che la palla poi è ritornata al Barcellona. Rolfo prova a staccare sulla sinistra, Wenninger determinante, c'è calcio d'angolo però per il Barça. Anche Rolfo che parte da dietro, una di quelle armi a cui bisogna fare molta molta attenzione, una giocatrice di corsa, una giocatrice di gamba. Eh sì, gli esterni bassi del Barcellona partecipano molto alla fase offensiva, creano sempre la superiorità numerica, quindi la forza del Barcellona è anche in quello. Mapileon dentro l'area di rigore, carica! Solo l'illusione del gol per fortuna. Però la Roma è qui distratta. Eh sì, in questo caso la Roma era tutta difesa all'interno dell'area sulla battuta corta, non si sono alzate e hanno permesso di controllare e calciare una giocatrice che comunque è anche dotata di un ottimo tiro. Sì, anche perché i calci piazzati li batte quasi tutti lei. Nami lunga, Ove prova a controllare, pressione di Bronze non basta, nello stretto anche Andrés Alves con qualità, prova ad uscire la Roma, davanti c'è Giacinti, Andrés la cerca con lo sguardo e poi con il pallone, uno contro uno di Giacinti contro Paredes che la prende, Giacinti però è più tenace, mette al centro, c'è deviazione e c'è anche il primo calcio d'angolo della partita per la Roma. Bravissima qua prima Andressa nello stretto andar via a servire Giacinti, che è riuscita in questo contrasto a tenere il pallone, andare via Paredes e poi a cercare di mettere palla in mezzo. Calcio d'angolo da sfruttare per la squadra giallorossa, con i centimetri di Wenninger è arrivata anche Bartoli, c'è Giacinti chiaramente dentro l'area di rigore ed è arrivata anche Minami oltre a Linari, anche lei molto temibile, combatte Giacinti. Dalla bandierina Giuliano, primo palo, basso, provato il tacco addirittura a Bartoli, altra chance, Giuliano forte col mancino, palla allontanata sul piede di Oshoala che prova a verticalizzare immediatamente, partita Hansen, uno contro uno con Serturini con la Roma che sta tornando, 4 contro 2, Hansen aspetta, taglia il campo, va addirittura per la porta, fuori misura. Ha fatto la scelta migliore per la Roma. Pronta a rilancio c'è Hazard. Roma che preferisce costruire dal basso. Andressa. Attaccata alle spalle, perde palla e questo non deve fare la Roma. Bonmatí in area di rigore, accelera, va fino in fondo, Linari la limita temporaneamente. Poi Hansen, dribbling su Giuliano, mette al centro e c'è Hazard. Un pallone che sembrava scottare, blocca in due tempi. E qui ha perso una brutta palla Andressa, lei si è dotata di un'ottima tecnica, però poi comunque è stata prima raddoppiata poi triplicata, diventa difficile anche per lei, adesso si stava un po' lamentando, però era stata rubata palla in maniera regolare, qua deve fare attenzione in queste situazioni la Roma. Il giocatrice che ama tenere il pallone, ma quando il livello si alza bisogna anche gestirlo in maniera più veloce, rapida e sicura. Bronze, Hansen, Oshoala al primo palo, sul secondo Salma, 1-2, Minami, non ha finito il Barcellona però, Rolfo,
centrale Patri, scambio 1-2 al limite, ancora Salma, dentro l'area di rigore c'è Hazard, poi Salma di testa, appoggia però Scioala, alto, se l'è cavata la Roma. Qua è stata molto brava c'è Hazard e sulla ripartuta, ecco, forse si è vista un po' di inesperienza da parte di Salma, ricordiamo una classe 2003, perché qua sulla ribattuta va tutto lo specchio della porta, invece ha cercato di servire Scioala. Buon per la Roma, brava c'è Hazard a rimanere in piedi, come dicevi tu giustamente, 19 anni ma ha già fatto 10 gol in campionato la ragazza. Inari prende Scioala, prova a staccarsi anche Bonmatì, pallone sul primo palo verso di lei, Murata, e poi la seconda conclusione è larga. Schema provato. Altra chance per il Barça con Aitana Bonmatì. Forse in questo momento la mezzala più forte al mondo, Marta. Per me sì, ma questo è un mio parere personale, secondo me per distacco nel suo ruolo in questo momento è la più forte, la più completa, ha capacità veramente in tutte le due fasi, ha una proprietà tecnica di palleggio, di intelligenza calcistica veramente alta e poi ha un rendimento medio davvero, davvero alto che quasi non ce ne si accorge ormai più e fa diventare semplice anche le cose più difficili, quindi è la normalità per lei. Protegge il pallone Giacinti, alla fine porta via la rimessa, arriva il dato ufficiale relativo agli spettatori, 39.454, è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano paganti. Giacinti di testa anticipata, Greggi, poi Ove, anche lei deve accendersi, Giacinti non ritrova il pallone, Mapi Leon sì, riparte il Barcellona, che dà sempre l'idea di sapere chi servire, quando servire e come servire. Primo quarto d'ora se n'è andato, 0-0. Bronzi verso Scioala, testa di Linari, arriva Giuliano, Minami cerca profondità, prova a spizzare Ove, non ci riesce, c'è fallo però, si lamenta Giacinti, il fallo su Paredes. Bronzi, Caroline Hansen, Bonmatì, Mapi Leon, aperta Rolfo, già dentro la rigore Scioala, Rolfo in uno contro uno con Sertorini, un altro passo, effettua il cross verso Bonmatì, fondamentale Andrés Alves, si difende la Roma, Barça spinge, Mapi Leon dentro l'area di rigore, Scioala di testa, c'è fallo della giocatrice nigeriana, calcio di punizione per la squadra giallorossa. Bel duello con Linari di testa, eh? Sì, bel duello con tutti e due i difensori sicuramente, perché sia Wenninger che Linari danno grande solidità alla difesa e lo scontro con Scioala diventa molto interessante. Giuliano verticalizza, sarà valutare la posizione di Giacinti, che è partita Giacinti, Paños cancella ogni speranza, poi Andressa di prima consegna a Paredes, Hansen, Roma c'è comunque, Roma è viva, Roma è dentro la partita e questa è la prima buona notizia della serata. Sì, e questo come accennavamo prima, queste sono quelle situazioni nelle quali il Barcellona può fare fatica. Rolfo spinge adesso per la squadra catalana, Wenninger ha chiuso, Andrés Alves accomoda lì per Giuliano che fa rimbalzare, poi manda in avanti, forse poteva fare un piano diverso. Sì, ecco, è questo, non deve diventare l'unica giocata questa, perché sennò diventa prevedibile e il rischio è, come in questo caso, di perdere subito il possesso palle nel momento in cui il Barcellona riconquista palle, è poi difficile
riprenderla. Però la verticalizzazione veloce, la palla improvvisa in verticale può diventare un'arma importante per la Roma, perché il Barcellona porta tante giocatrici in fase offensiva e quindi spesso si ritrova con solo i due centrali di difesa a difendere, è una linea molto alta. Palla lunga, Linari intercetta, Minami all'indietro. Vediamo sempre che di fronte ci sono le vice campionesse d'Europa, la squadra che questa coppa l'ha sollevata nel 2021, che sono abituate chiaramente a queste notti, numeri impressionanti in Liga, 22 vittorie in 22 partite, ma soprattutto hanno sempre trionfato nelle ultime 57 di campionato, 57. Una squadra che in questo momento, dopo 22 giornate, ha fatto 98 gol, ne ha subiti 5, quindi questo per dare ovviamente un'idea di quello che è il Barcellona. Aggiungo che ha 10 punti di vantaggio la Real Madrid e nel weekend ci sarà il Classico, anche lì. Bronz, Paredes, Mapileon dentro l'area di rigore, si è staccata a Patri. Minami lascia rimbalzare il pallone, poi lo allontana sul piede di Hansen, che la sposta, entra in area, la giapponese deve resistere, gira a vuoto, Hansen in area, altro dribbling, Andressa, c'è Hazard e poi lo show alla sottoporta, allontana Linari. Che paura che fa il Barcellona, che paura che fa Hansen con la palla al piede. Questa è una giocata, l'anno scorso ha fatto, con questa stessa giocata ha fatto gol, con era ancora più in velocità, è rientrata sul sinistro, l'ha messa a giro sul secondo palo. Qua fortunatamente non ha calciato, non aveva tantissima porta, è voluta rientrare e poi è stata bravissima. C'è Hazard, già il secondo intervento che fa. Bussato due volte il Barcellona in maniera piuttosto decisa, trovato chiuso. Paredes di testa, non c'è fallo su Andressa che sta parlando un po' troppo. Bomati, scarico per Salma, uno contro uno con Bartoli. Salma sposta, finta, Bartoli resta in piedi. Patri di prima, Bomati si gira, calcia, mamma mia che giocatrice Andressa Alves, anche solo per il pensiero che ha avuto in quella zona del campo e la rapidità con cui ha fatto, ha eseguito quella giocata. Bronze, è cresciuto il Barcellona, non deve schiacciarsi troppo la Roma. Hansen torna indietro, la giocatrice norvegese alla quarta stagione con la maglia del Barcellona. Rolfo, fondamentale anche il ripiegamento dei terzini per quanto riguarda la squadra giallorossa. Qui Salma scappa via, il cross verso Sciola di testa e impatta male. Per fortuna perché qui aveva tutto lo specchio della porta, invece si è proprio girata e loro la Roma non deve cercare di non concedere davvero minimamente la profondità, perché basta come in questo caso uscire con un pochettino di ritardo e loro hanno una velocità superiore, una rapidità superiore che si crea subito superiorità numerica. Diventa fondamentale il lavoro di Ove da una parte, Sertorini dall'altra, andare una mano a Minami a sinistra e Bartoli a destra. Sì, perché nel frattempo proprio in quest'ultimo minuto si è alzata un po' Giuliano e Ove è passata sull'esterno, quindi si sono riproposte, Andressa, quindi più con un 4-3-3, 4-2-3-1. Andressa stava facendo fatica comunque qua sull'esterno, Ove almeno è ritornata alla sua posizione naturale, un po' più coperta la Roma in questo modo. Minami concede la rimessa laterale, arriva Bronz, è cresciuto il Barça negli ultimi minuti. Pommati esterno, Bronz dentro, Scioala comoda, Wenninger allontana, c'è fuori gioco da parte di Bronz. Vediamo quello che decide l'arbitro, perplessa anche Ove.
Napoli, una decisione evidentemente diversa. Invece ci sarà calcio d'angolo per il Barcellona. Attenzione al primo palo, attenzione a Bonmatí. Dentro l'area ci sono anche Rolfo, Paredes, Patri. Batte Mapi Leon, traiettoria col sinistro a rientrare verso la porta. Parte sul secondo palo, colpo di testa e palla fuori. Ci ha provato Bronze. Cominciano a diventare tante le occasioni per il Barcellona. Sì, quasi è un po' Wenninger, si è un po' persa la marcatura. Fare attenzione la Roma, molta attenzione anche sui calci piazzati. Minami prova a farsi sentire anche il pubblico, che capisce il momento di difficoltà della squadra di Spugna. Altra palla persa. Patri, Wenninger, Rolfo, Walsh, apre per Hansen che controlla male e allora è ossigeno puro. Sì, è una Roma che in questo momento sta facendo fatica a uscire, perché comunque anche su rimessa dal fondo si alza Bonmatí su uno dei due centrali e gli esterni alti vanno uomo su uomo, quindi si crea una situazione di uno contro uno a tutto campo e sta prevalendo nettamente il Barça anche in fase di non possesso. Bolcia all'indietro, Mapi Leon, Rolfo, Salma, ancora la numero 4. Palleggia il Barcellona. Walsh, Paredes, porta in avanti, partita Salma, Wenninger, poi Rolfo, il cross resta non bene, c'è Hazard sulla conclusione di Bonmatí. E anche in questo caso qua è Andressa che avrebbe dovuto lasciare a Linari, sicuramente non c'è stata comunicazione tra le due, però poi i centrocampisti devono su questa seconda palla devono essere pronti, invece è arrivata di nuovo prima Bonmatí. Non soddisfatto ovviamente Giraldes questi primi 25 minuti, perché il Barcellona ha dominato, ha tirato tanto, ma ancora non ha segnato. Bronze di testa, Giacinti quasi a lanciare un segnale, è isolato però il suo pressing, allora Paños può ripartire da Mapi Leon. Patri, con l'arrivo di Walsh ha scalato, diciamo tra virgolette, la sua posizione andando a giocare come mezzala, mentre in precedenza partiva come play. Bonmatí, anche se il centrocampo del Barcellona è praticamente universale. Sì, poi Patri spesso si abbassa quasi a giocare con un doppio play assieme a Walsh, sicuramente Walsh è proprio un play puro, Patri ha questa capacità comunque di poter andare su più fronti. Attacca la Roma, Ove spinta anche dall'Olimpico, Ove va addirittura per la conclusione, alto. Non ha trovato più il pallone, si è sentita l'avversario addosso. Deve sfruttarla meglio questa occasione la squadra di Alessandro Spugna. Sì, in questo caso è rimasto un po' il pallone sotto, poi non ha visto che comunque sulla sinistra si era inserita bene una sua compagna, poteva fare meglio, fare una scelta diversa Ove. Nel frattempo ricordiamo anche che il ritorno giocherà la prossima settimana 18:45. Patri, Salma, Greggi prova a pressarla, Salma torna indietro, Walsh, Rolfo, riparte da Mapi, Paredes,
visto Salma, viene stretta la Roma, palla nello spazio, Oshoala contro Linari, duello spalla contro spalla, Linari la porta fuori, insiste Rolfo, compatta la Roma che non deve schiacciarsi, parte il cross e c'è Hazard, grande uscita, punizione per la Roma, scontro con Bronze, Cesar è rimasta per terra. Questa è stata molto brava nell'uscita, poi si sono scontrate, si è presa una botta sul muscolo, sì, sulla quadricipite molto della dolorosa. Sinistra, sì. Piccola contusione, ma speriamo ovviamente nulla di grave. Il dolore c'è, perché la botta è stata forte, però non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Quella che fin qui probabilmente è la migliore in campo per quanto riguarda la Roma. Sì, decisamente. Poi è stata veramente brava. Sia Andres e i difensori si sono persi questo inserimento. Nessuno ha seguito, neanche Ove, nessuno ha seguito l'inserimento. Si era inserita molto bene Bronze, però è stata attenta Cesar, davvero, questi prima mezz'ora. Quattro interventi decisivi. Notevoli. Tutto a posto. Linari manda su, non c'è fallo su Ove, palla verso Shoala, ancora Linari, Benninger stavolta non bene, Bonmatí, Linari un'altra volta, Ove in avanti verso Giacinti e avvita difficile con Paredes, rimessa laterale comunque per la Roma. Con le mani Minami, Andres in pressione, Giacinti prova a far passare il pallone, viene comunque riconquistato dal Barcellona, Walsh, Mapi, voglia di affrettare la squadra catalana, Salma, Giuliano in pressione su Patri che scherma benissimo, poi inventa per Salma, Bartoli deve stare di dietro, le dà una mano Serturini, Olce in controtempo, si materializza comunque una conoscenza amica alle sue spalle, è quella di Paredes che poi però commette fallo, calcio di punizione, ultimo quarto d'ora del primo tempo. In tribuna c'è anche il presidente Gravina e anche Damiano Tommasi. Che ovviamente questo stadio lo conosce bene. Si è intrapreso, come sapete, carriera politica. Linari lancio in avanti, è partita Ove, è partita anche Giacinti, Mapi Leon prende il tempo a tutte, era partita anche Mapi Leon purtroppo, sì. Bagnos allarga da Rolfo, Serturini prova a tenerla lì, Rolfo va lunga, Benninger contro Oshoala, un vantaggio austriaca che giustamente preferisce mandare in fallo laterale. Il male minore, perché mettersi a duellare in velocità con Oshoala diventa difficile. Anche Alberto De Rossi, ex allenatore della primavera della Roma, a guardare la partita.
Paredes. Rolfo. Nuovo Paredes. Bronz. Caroline Hansen. Tiene dentro il campo Andressa. Tocca il pallone, andata giù Giacinti che si lamenta, l'arbitro lascia proseguire, Greggi prova a rientrare, voleva il fallo, non concesso, si arrabbia anche Spugna, palla verso Salma che prova ad andare di uno contro uno con Bartoli, Salma sposta, Wenninger prova a rallentarla e ci riesce, Patri è ritornata la Roma a difendere, palleggia il Barcellona, alla caccia del pallone, tutta la squadra giallorossa, adesso però si è aperto un varco, Patri, Salma accoglie il pallone, fa girare la conclusione e trova un gol bellissimo, questa ragazza con un futuro bellissimo davanti a sé, 1-0 per il Barça, primo gol in Champions. Qua nasce tutto da una situazione in cui la Roma si è mezza fermata perché pensavano che la palla fosse andata fuori e poi ripreso il palla il Barcellona e poi qua sulla fase finale è stata molto brava Salma, perché guarda, ricomincia tutto da qua, vediamo, perché comunque c'è anche il VAR dai quarti, però qua ha fatto due gesti bellissimi, è andata incontro, ha fatta sfilare e ha mandato proprio per terra Linari e poi chirurgica comunque questo di interno piede a giro sul secondo palo. Lei è una ragazza davvero davvero brava, che si era in classe 2003, si è messa in luce quest'estate nel mondiale under 20. Proprio quest'estate quando il Barcellona l'ha presa, l'ha portata comunque in rosa. Posso dirti, questo è quasi un gol da predestinato. Vabbè, ma lei ha grande qualità, lei ha una storia anche particolare perché è una ragazza, la vedete anche come struttura, come qualità anche fisiche, e ha delle qualità di velocità importanti, è una giocatrice che fino a 18 anni giocava e in parallelo faceva atletica. Nel 2018 ha vinto con la Spagna il mondiale under 18 e l'anno successivo ha vinto i 400 metri ostacoli, la staffetta nell'europeo giovanile. Infatti le sue compagne la chiamavano Usain Bolt, proprio a riprova della sua velocità, lei che ha trovato proprio nello sport una valvola di sfogo, perché da piccola ha perso il padre, quindi con la mamma si sono trasferite, suo papà aveva perso il lavoro e la mamma si è trasferita per lavoro in Svizzera, quindi lei è rimasta da sola col papà e ha sfogato questa lontananza anche dalla mamma proprio nello sport, e poi insomma a 18 anni ha dovuto decidere dove andare, insomma era molto brava in tutte e due, aveva qualità in tutte e due, però vediamo sicuramente che nel calcio ha fatto una scelta più che giusta. Primo anno al Barcellona dopo l'esperienza con il Villarreal, 10 gol in campionato, adesso primo centro in Champions League, ripeto, parliamo di una ragazza di 19 anni. 1-0 per il Barça, oggettivamente meritato. Adesso vediamo che tipo di impostazione mette in piedi la Roma. Oshuala là dietro prova a prendere il pallone, mezzo pasticcio da parte del Barça, ammonizione per Paredes. C'è stato uno scontro con Bonmatí. Sì, in realtà il fallo l'ha fatto su Bonmatí. Sì. L'unica cosa che mi viene da pensare è che l'arbitro si è punito la pericolosità ovviamente dell'intervento. Sì, poi l'aveva già richiamata in precedenza. E sicuramente la vigoria con cui è entrata era tanta.
Calcio di punizione per la Roma, che deve trovare il modo di reagire. Bartoli, dribbling, non passa su Salma. Allarga le braccia anche Serturini. Sì, però è una Roma che non deve, che si sta innervosendo tanto, sì. Sta sprecando tante energie a lamentarsi con l'arbitro, coi falli, col fuori, e invece non è bello a prescindere, perché comunque si perdono veramente tante, si sprecano tante energie, ancor più in una partita come questa dove ogni energia va centellinata. Walsh allarga verso Hansen, che prova a controllare Minami, e poi c'è Hazard, testa di bronzo, e poi Giuliano. Ove Minami, Bommati, Rolfo centrale, interviene Wenninger, che poi però ha perso il pallone. Ancora il Barça, Bommati. È chiaro che adesso il palleggio viene fuori, la qualità, l'esperienza, la montagna da scalare è molto ripida per la Roma, che però non deve arrendersi, deve continuare ad andare su. Bommati, zona tiro, calcia verso la porta, deviazione da parte di Linari, calcio d'angolo. 39. Decide lei. Batte Hansen da quella parte. Pronto il trenino catalano. La Roma deve prendere contromisure. Batte Hansen a cercare il secondo palo, Patri prova ad agganciare, pallone ancora vivo, Paredes accomoda lì per Bronze, parte il cross, Greggi aggancia in area di rigore, poi Minami, la caccia del pallone sia Giacinti che Serturini. C'è anche il dato relativo al possesso palla, che però conta comunque relativamente. Bommati, Mapileon, Patri, Walsh, nuovo Patri, Rolfo altissima, Salma, giocano a memoria, Hansen, uno contro uno con Minami, raddoppiata da Andressa, deviazione, c'è Hazard, evita il calcio d'angolo, c'è una deviazione con il braccio addirittura, la numero 10, non concessa. La faccia di Alessandro Spugna evidentemente non soddisfatta il primo tempo, dove la Roma a livello offensivo ha prodotto praticamente nulla. Non è facile però. Oshuala, adesso è importante chiudere il primo tempo con la partita ancora comunque in equilibrio relativo, prendere il secondo prima dell'intervallo potrebbe essere una mazzata determinante a livello morale. Bommati aspetta, Mapileon, perché poi in notti come queste bisogna anche saper leggere i momenti della partita. Qui Salma parte in posizione giudicata inizialmente regolare, poi comunque si alza la bandierina. Rischiato, eh? E anche perché non so. C'era Minami che forse la teneva. Col piede forse, sì.
Linari. Bisogna trovare il modo per superare questa prima linea di pressione del Barça. Sì, non sta riuscendo, perché la Roma vuole giocare dal basso, ma non sta trovando le soluzioni per giocare dal basso. È l'unica soluzione che ha, è giocare palla sopra, ma nel momento in cui arriva sopra sono in inferiorità e non riescono a tenere palla, quindi deve cercare, deve muoversi di più senza palla, deve cercare di portare più giocatrici anche verso zona palla per trovare un po' di superiorità numerica. E poi ovviamente la differenza anche la fa la qualità del possesso, del palleggio. Che è oggettivamente inferiore rispetto a quella del Barcellona, quindi non riesce mai a uscire, anche adesso di nuovo non riesce a uscire, deve cercare di arrivare, come dicevi tu prima, con questo risultato e poi nello spogliatoio trovare una strategia diversa per il secondo tempo. Ove prova a mandare in avanti, ma anche fuori dal campo. Bronzo. Oshoala contro Linari. Minami. Palla sporcata. E giustamente Linari preferisce andare con un rinvio dal fondo. Poi con la segnalazione del recupero. Roma 0, Barça 1. Decide Salma. Benninger. Provano ad andare a destra, c'è spazio per Serturini che prova un cambio di gioco, scelta un po' ambiziosa per Linne Hansen, è lì pronta a prendersela questa palla. Altra verticalizzazione con Salma che può andare uno contro uno con Bartoli, attaccano in quattro l'area di rigore quello del Barça. Scambio con Padri, Salma, Bonmatí fuori. Però ogni tanto anche una palla lunga al rinvio non sarebbe male. C'è anche un po' di nervosismo, ma sono ovviamente cose di campo. Sì, sicuramente Andressa è la giocatrice della Roma più nervosa in questa prima parte di gara, questo primo tempo, da subito è stata nervosa. Evidentemente la sente, essendo stata anche un ex di questa partita. Caroline Hansen, un minuto di recupero già in corso, di fatto 40 secondi alla fine di un primo tempo difficile per la Roma, ma tutto sommato per le occasioni che ha avuto il Barcellona, per le parate che ha fatto che c'è Hazard, dovrebbe anche andare bene l'1-0. In attesa poi chiaramente, come dicevamo, di cambiare strategia nel secondo tempo, di trovare qualcosa di diverso. Salma tocca il pallone, Serturini molto volentieri prende la rimessa e lascerà a Bartoli. Basta così, si va nel tunnel allo Stadio Olimpico e avanti il Barcellona 1-0 con il primo gol bellissimo in Champions League di Salma. Rientra nello spogliatoio anche Alessandro Spugna. C'è evidentemente davanti, Marta, un Barcellona che fa un altro calcio, però la Roma è in partita. In ogni caso, arrivati risultati in partita, si è abbassata un po' troppo all'ultimo, bisogna trovare delle soluzioni diverse. Sì, è in partita da un punto di vista di risultato. Cioè, sicuramente il Barcellona ha avuto il dominio totale del campo, della partita, predominio proprio territoriale, a livello di possesso palla, di occasioni create, è stata molto brava in quattro circostanze c'è Hazard. È ovvio che la proprietà di palleggio del Barcellona spesso ti obbliga ad abbassarti tanto, e la Roma per forza di cose si è abbassata molto, perché concede, comunque lascia in prima battuta il possesso anche alla linea difensiva del Barcellona, non sta andando a pressare le alte, questo per non concedere magari la profondità
perché poi alla fine da una parte o dall'altra la coperta è corta, no? Se ci si alza si può recuperare il pallone più avanti, però ovviamente la velocità di Salma, di Oshoala, degli inserimenti di Aitana possono poi diventare un problema sulla profondità. Dall'altra parte abbassarsi così tanto ha comportato comunque il dover far tanto campo nel momento in cui si riconquista palla e Giacinti davanti è molto isolata, non riesce a tenere comunque il pallone perché ha comunque la fisicità, sta patendo la fisicità e l'esperienza di Paredes, di Mappi, quindi sicuramente è una Roma che deve ritrovarsi un attimo e deve ritrovare anche un po' di qualità e di tranquillità soprattutto. Questi sono i numeri che ci raccontano la partita, sono tutti a favore del Barça, tranne i chilometri percorsi. Ha corso più la Roma rispetto al Barcellona, ma questo perché ovviamente il Barça ha tenuto di più la palla. Sponda giallorossa, ti aspetti eventualmente qualche modifica, qualche cambio? Diciamo che a livello offensivo un'opzione potrebbe essere Ionna, in mezzo al campo magari forse un po' di esperienza con l'altra grande ex Vicky Losada, però è chiaro che sono tutte valutazioni che vanno fatte con accuratezza. Sì, infatti magari in corsa sicuramente tra tutte Andressa era la giocatrice più nervosa, che si è espressa meno perché comunque ha cercato spesso di tenere il pallone, e magari Losada potrebbe essere un cambio, però penso che magari aspetteranno un po'. Vedremo quello che accadrà nel corso del secondo tempo, intanto noi adesso ci fermiamo, un piccolo break e poi pronti a ripartire sempre qui dallo Stadio Olimpico. Running needs nothing. It was born free. Goalpost free. Finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you. The new dawn of Anthony Joshua begins with all future fights live exclusively on The Zone. Rising with a clear mission. Come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise. Starting with Joshua versus Franklin, April 1st, live only on The Zone. Welcome to The Zone. This is something that comes along every now and then in generation, and it's special. At home or on the move, we connect fans to the heart of the sport on any device. My word! Easily browse the Zone schedule to see upcoming fights or catch up on recent events. Never miss a punch by setting reminders that alert you on your mobile device. Navigate fight night with key moments. Replay the rounds and the action you want to see again and again. And still champion of the world! Watch over 30 years of archived fights. The best in the world!
award-winning documentary films. I was just shouting at him, like, come on, let's fight. The exclusive DAZN Boxing Show brings you all the latest news and interviews every weekday. The best innovations, the biggest stars, the greatest fights. Only on DAZN. The biggest names in European football. They are littered with star names with international quality. These are the nights to be part of club football's greatest competition, the prize they all want. Step over through the legs, see you later. And it's saved magnificently. What a stop from Marla Gross. Oh, Katie McCabe, super skills. Really good coverage. Yeah, really good coverage. A superb ball from Wendy Reynard found Lindsay Horan. That is outstanding. Well, it is Lyon who continue their quest for a ninth European title. And Chelsea have the lead. Minnie Bright with the breakthrough. And Carr is there. Damka, who doesn't miss from there. And that's an eighth for Chelsea. It's Chelsea who take the top spot in Group A, finishing on 16 points. That's a lovely touch, and the shot away is magnificent. A huge win for Paris Saint-Germain, a win that sends them through to the quarterfinals of the Champions League. It's Payot, it's a great finish. That is top-class centre-forward play. Wolfsburg will be there, and they are going to be one of the key names. What a strike that is from Asisat Oshoala. Oh my word! Absolutely magnificent! Pina has a goal and scores majestically! It's yet another win for Barcelona. Relentless. Barcelona, how they wish to go one better this time around. Pope! It's got to be put in! And it's another magnificent night for AS Roma. The remarkable story has plenty more left in it yet. And Ford's brilliant Arsenal goal. Meade, they have got a fifth. This is off the scale. Arsenal have romped into the quarterfinals as group stage winners. Stanway to shoot, and Georgia Stanway to win the game for Bayern Munich. Beaten Barcelona. Bayern Munich, they will be playing Champions League knockout football. Eight of Europe's finest names head-to-head, as this is where the competition really comes to life. The quarterfinals of the UEFA Women's Champions League will be upon us, and who dares to believe? Anthony Joshua begins with all future fights live exclusively on DAZN. Rising with a clear mission, come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise, starting with Joshua versus Franklin, April 1st, live only on DAZN. Running needs nothing. It was born free, goalpost free, finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you.
Di nuovo insieme dallo Stadio Olimpico con le squadre che tra poco rientreranno sul terreno di gioco. 1-0 per il Barcellona dopo i primi 45 minuti, decide fin qui il gol di Salma, un gol meritato per quanto visto in campo, un Barcellona che ha dominato onestamente il primo tempo con 45 minuti dove sono arrivate tante occasioni per la squadra catalana e una Roma che ha provato a difendersi come ha potuto, salvo poi concedere il gol che stiamo vedendo, un gol molto bello realizzato da Salma, la ragazza che ha trovato il primo centro in Champions League, la festa anche dei tifosi catalani che sono arrivati da Barcellona. Marta carissimi, adesso sono tempo che per la Roma si prospetta complicato, nel frattempo anche Noemi sul palco, allora ci gustiamo un po' la performance. Ti vedo da quel giorno in quel fast food a Pietro. Mentre il sole sale, 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 sale su. E a chi ci vuole male, male, male una mano. Da che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Cosa Roma? E mentre il sole sale, 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 sale su. E a chi ci vuole male, male, male una mano. Da che mi frega a me, mi basta che rimani tu. Che tutto ciò che ci resta e andavo fuori di testa, il tuo numero in tasca e tutto ciò che mi resta e se te ti allontani è come se rimani qua e non so se a questa fine non ci sarà più uno start e quando penso sia finita eccola là che ricomincia quella lì che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia basta un battito di ciglia per un attimo di buio che ti sfoca la realtà e mentre il sole sale 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 su e a chi ci vuole male 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 una macù ma che mi frega a me mi passa che rimani tu. Rientrano dunque in campo le squadre dopo l'intervallo dell'Olimpico che in stile americano se vogliamo per intrattenere quasi 40.000 sono arrivati oggi allo stadio. A proposito di salire su, probabilmente anche la Roma in un certo senso deve farlo, nel senso che parlavamo prima anche fra di noi, forse l'idea di provare ad andare a prendere il Barcellona un pochino più alto, anche se rischiosa, potrebbe essere una chiave, no? Potrebbe perché potrebbe essere l'unico modo per recuperare, per cercare di recuperare palla già in una zona più vicina alla porta. È ovvio che la proprietà di palleggio del Barcellona potrebbe comunque presentare dei problemi. Sì, eludere comunque magari il pressing avversario e quindi si troverebbero tanta profondità nelle quale gli attaccanti del Barcellona possono diventare molto pericolosi. Però è anche vero che qualche, insomma, o da una parte o dall'altra qualche rischio ce lo si prende, perché alzandosi ci si scopre. Un po' continuando comunque così a essere così bassi non si riesce però a ripartire, quindi vediamo adesso nel secondo tempo la Roma che strategia adotta. Tanto Sertolini è pronto a rientrare, ha perso la scarpa, c'è Hazard, sicuramente la migliore della Roma nel primo tempo, nessun cambio né da una parte né dall'altra per Roma e Barcellona. Gregi di testa, Mapileon, Giuliano prolunga, Bartoli, Giuliano al volo, Sertorini, palla da andare via, Anna Maria Sertorini, partita probabilmente in fuori gioco, Valentina Giacinti, per il momento la bandierina resta giù, Giacinti,
guarda al centro, cross smorzato, c'era comunque segnalazione di fuori gioco. Sembrava anche in diretta partita di là. Sì, sembrava già da qui, però questo è giusto, hanno recuperato palla subito, verticalizzazione veloce, qui non riesce a, insomma, si presenta in fuorigioco, però poteva diventare, insomma, con i tempi giusti potenzialmente un'azione pericolosa. Paredes allarga a destra, Hansen ancora gira palla con Bronz, Mapileon, è tornata 4-4-2 la Roma adesso. Salma alla centrale, Bartoli all'indietro, c'è Hazard, deve immediatamente spazzare via. Giacinti prova a tenerla, ci riesce alla grande, poi Greggi perde l'attimo, viene immediatamente rimontata da Rolfo. Mapileon, ancora la numero 4, taglio di Oshoala seguita da Linari, controllo della nigeriana e poi Bartoli. Questa partita l'ha voluta giocare a tutti i costi, anche se non è al 100%, potrà andare in fallo laterale che c'era nel 2018 insieme a Daniele De Rossi in Campidoglio, praticamente quando è stata presentata la Roma femminile, voluta all'epoca dall'ex presidente James Pallotta. Rolfo, Oshoala, Mapileon, contro Bommati, palla per liberare Salma che è andata via, Bartoli mette al centro, Oshoala, c'è Hazard in calcio d'angolo. Qui è stata bravissima, c'è Hazard, ha fatto una parata splendida, qui di nuovo Salma e nuovo Bartoli che non stringe. Intanto attenzione perché il Barcellona gioca, Rolfo, palla alta. In quella situazione, come abbiamo già visto due o tre volte nel primo tempo, Bartoli non stringe, si sa un po' portare fuori, quindi concede quello spazio a Salma in cui è bravissima a inserirsi. Qua se da un lato molto brava c'è Hazard e dall'altro Oshoala si divora un'occasione perché ha tutto il tempo anche di controllarla, di calciare. Perdonata la Roma. Bravissima c'è Hazard, come dicevi tu, probabilmente più di qualche responsabilità per Oshoala, perché da lì un attaccante in un quarto di finale di Champions League deve spaccare la porta. Assolutamente, poi un attaccante come lei che solitamente comunque ha una capacità realizzativa molto alta, lì è troppo sicura di segnare. 19 gol in campionato, 4 in Champions League, 20 la scorsa stagione in campionato in 19 presenze. Paredes, Paños, Bronz, Hansen, eccolo il palleggio pulito del Barcellona. Walsh, Patri, Mapileon viene su, verticale verso Salma che chiaramente può puntare la porta. Sertorini prova a starle dietro, rallenta in qualche modo, poi Bommati nel traffico, fortunata che se l'è data praticamente addosso quella palla e la Roma se la cava un'altra volta. Mapileon al cross, c'è Hazard, disturbata da Oshoala. Calcio di punizione. C'è movimento anche sulla panchina del Barça. Quindi nessun cambio né da una parte né dall'altra. 6 minuti del secondo tempo. Di nuovo Barcellona in avanti. Palla centrale per Salma, Bartoli.
in scivolata alla grande, poi palla in verticale a cercare lo scatto di Serturini, prova ad impegnarsi per arrivare sul pallone ma è troppo lungo. E l'idea era giusta ed era partita bene. Serturini aveva preso comunque il tempo in anticipo rispetto a Rolfo, palla che poi nel momento in cui anche ha battuto per terra schizza un po', comunque il campo ieri ha piovuto, è stato bagnato, quindi un campo molto veloce. Hansen, anche lei è veloce, Oshoa la lascia scorrere stavolta, Bombati si salva ancora la Roma, calcio d'angolo è solo quello per il Barcellona che arriva da tutte le parti, da tutte le parti. Ha messo una pezza a Wenning. Siamo tempo che si è aperto con lo stesso leitmotiv del primo. Affretta le operazioni di riscaldamento Benedetta Ghionna. C'è bisogno di gamba, c'è bisogno di corsa per la Roma, ma soprattutto adesso c'è bisogno di difendere. L'angolo battuto corto, Caroline Hansen prende una strada che non era prevista da Greggi, parte il cross, c'è Hazard, ha preso anche questa, una parata allucinante, dice Hazard, allucinante, ancora su Oshoala. Mamma mia, bravissima, con un riflesso, con una velocità, no, ma non esiste una parata del genere, fenomenale, quasi dispera Oshoala, però qua bisogna dar merito a c'è Hazard. 54, altro corner, stavolta vanno direttamente dentro l'area di rigore. Papileon verso Salma, Greggi, poi Oshoala forte, ma anche largo, sta diventando un tiro al bersaglio. Qua guarda, forse l'unica cosa che poteva fare di diverso Oshoala è non schiacciarla e cercare di andare comunque una frustata. Sì, subito dritto per dritto sarebbe andata sul secondo palo da cui stava arrivando Ceasa, ha potuto trovarla in controtempo. Però l'idea sua è stata comunque giusta ed è stata davvero molto brava Ceasa. Greggi prova a distendersi da Roma, Serturini uno contro uno con Rolfo, dall'altra parte la chiama Ove, Serturini non può vederla, ancora a sfidare Rolfo, la tiene poi scarica, Greggi prende lei quel corridoio, prova a cambiare marcia, effetto il cross verso Giacinti, anticipata, e poi Salma, Bartoli prova a stare di dietro, Salma è una furia, viene agganciata da Bartoli, calcio di punizione. Volevo dar la mano il capitano della Roma, non l'ha voluta Salma. Bombati, Papileon, palla che piace sul secondo palo, Andres Alves, poi Patri al volo sul piede di Wenning, prova ad andare lei, resiste alla pressione di Oshoala, prova a cercare Giacinti, buono il controllo, devono arrivare rinforzi, Giuliano di prima, palla giusta per Ove che l'ha aspettata forse un po' troppo, l'ha tenuta però in campo, e adesso uno contro uno con Bronze, con l'Olimpico che spinge, Ove mette al centro per Giacinti, Giacinti fuori, fuori, ma di tanto così. Qua costruita tutta bene da parte della Roma questa azione, e Giacinti se l'è trovata lì, però è stata brava, anche rapida a calciare, però altrettanto brava Paredes a recuperare quel pallone, a intercettare, proprio a schermare la porta. Sale il volume dell'Olimpico e adesso il corner ce l'ha la Roma.
batte Andressa nel cuore dell'area di rigore, arriva Giuliano in qualche modo, rinvio dal fondo. Che salvataggio di Paredes, però è questo che deve fare la Roma, muoverla velocemente, cambiare gioco, far ballare un po' il Barcellona. Anzi di Mapi. Era Mapi. E lì loro questo concedono, comunque portando tante giocatrici sopra linea palla, la Roma può trovare sulla profondità e ancora proprio sugli esterni bassi con questi cambi di gioco come hanno fatto adesso, può trovare degli spazi. E sicuramente la Roma in questo secondo tempo è entrata con un piglio diverso anche nella pressione, il pressing comunque lo ha alzato sicuramente il baricentro. Bronze, Patri, con spazio da attaccare, Patri incrociato, Salma, controllo, in area c'è Hazard coi piedi, farà in tutti i modi, c'è Hazard. Giacinti, con un tocco di tacco, chiede una deviazione che però non c'è, anche Spugna è abbastanza convinto. La rimessa però è per il Barcellona. Questo è l'Olimpico. Viene avanti il Barcellona. Mapi Leon. Serturini. Mapi. Forte in avanti, c'è Hazard, sceglie di tornare in porta e partita da Oshoala. Bartoli su di lei, vicino Patri, servita, controllo di Patri che la fa girare, c'è Hazard, non si fida della presa e respinge. Hansen, uno contro uno, diventa uno contro due, le porta a spasso, poi effetto il cross verso Oshoala, di testa Linari l'ha presa sulla linea. Ancora il Barcellona, assedio totale, Rolfo, Murata, arriva Andressa, si difende come può la Roma, Patri allarga ancora, Hansen in uno contro uno con Minami, raddoppiata da Andressa, c'è Hazard, la tiene definitivamente. La qualità anche qua di Hansen porta, riesce a saltare due giocatrici con estrema facilità e qua provvidenziale il recupero di Linari. Che sia sostituita c'è Hazard. Mapi Leon. Salma sposta, aspetta, mette al centro Andrés Alves, che intervento pure il suo, attenzione alla conclusione dalla distanza alta, se il Barça tira la lava bene. Arrivano le prime modifiche, pronta a entrare Lozada e Guion, due cambi che avevamo chiamato. La grande ex Vicky Lozada in mezzo al campo, fuori Serturini e Benedetta Glionna che va in fascia. Oltre 250 presenze, 14 titoli, tra cui la Champions del 2021 per Vicky Lozada. Ha giocato anche la finale, la vinta per 4-0 entrando nel finale contro il Chelsea a Göteborg. Lei è una giocatrice, appunto, è un'ex, è una giocatrice di grandissima esperienza. Giacinti,
uno contro uno, c'è Dion al centro dell'area di rigore, Paños blocca il pallone. Adesso con l'ingresso benedetta Dion, la gamba, la ripartenza diventa fondamentale. Sì, adesso con questo cambio, cioè sono due cambi che ci stavano, perché comunque sia Sertulini che Greggi hanno speso tanto in mezzo al campo, uno in mezzo al campo e sull'esterno, hanno veramente corso tanto, quindi con Losada si porta magari meno dinamismo rispetto. Oshuala rischia qui di andare dritta per dritta verso la porta, Linari stava per combinarla grossa, non si può distrarre un secondo. Però meno dinamismo rispetto a Greggi, ma sicuramente tanta qualità, tanta esperienza, giocatrice abituata a queste partite. Altra palla persa dalla Roma che può costare, Salma non controlla benissimo, grossa difficoltà Minami da quella parte, arriva Rolfo che prova a ritagliarsi lo spazio per una conclusione, finisce giù e calcio di punizione per il Barcellona. Questa è una posizione interessante, pericolosa per la Roma, perché comunque il Barcellona ha ottime tiratrici da lì. Adesso vediamo, magari sarà, penso, Hansen a calciare, oppure col destro o Mapi col mancino, da lì è più una posizione da destro. Vediamo. Però hanno sicuramente qualità. Dispone con cura la barriera, c'è Hazard che deve essere stretta e compatta. Il pallone lì non deve passare. La distanza purtroppo è perfetta per le qualità balistiche di entrambe. Che non è troppo vicino all'area. Dunque c'è anche la possibilità di dare lo schiaffo al pallone. Rischi di paura dell'Olimpico. 5 in barriera per la Roma. Si prepara a parare anche Cesar. Attenzione anche alle sorprese sul palo del portiere. Parte Hansen sul muro. Poi Oshuala di testa. Ha visto di peggio stasera Cesar. Si riparte da Linari, verticale, eccola Losada all'esordio in Champions League con la maglia della Roma. Ancora un errore da parte di Minami. Mapi Leon, arrivano anche i difensori, Andres Alves va in pressione. Bolciapre, spazio da quella parte, si muove anche Caroline Hansen, è lei che punta, mette al centro, la palla passa Salma, poi Oshuala col tacco alto. E sulla destra Minami sta facendo tanta fatica, comunque lei sta facendo un ottimo campionato, però ricordiamo comunque nasce come centrale di difesa, sta giocando come esterno basso a sinistra, lei comunque destra non ha sicuramente nelle sue caratteristiche migliori la velocità e con Hansen che è una giocatrice scomoda per chiunque, per una giocatrice come lei ancora di più. Infatti Spugna l'ha capito, dentro di Guglielmo, invece è un terzino naturale. Nel frattempo nel Barcellona è uscita Oshuala, anzi attenzione, esce Bartoli che evidentemente non era al 100% e qualche fastidio fisico l'ha avuto. L'applauso dell'Olimpico per il capitano. Jace Silva, Ferreira invece il cambio per il Barcellona, una giocatrice brasiliana dice che può creare dei problemi. Ha fatto 6 gol in campionato, 4 in Champions League.
Adesso vediamo come si va a disporre la squadra catalana con l'ingresso della numero 18. Sì, lei prende il posto di Oshoale, un cambio ruolo su ruolo, quindi non cambia nulla da un punto di vista tattico. È una giocatrice che è capace, molto forte fisicamente, molto brava ad attaccare gli spazi, molto abile nei duelli in area, quindi insomma è un problema. Sì, sì. Una giocatrice che si interscambia molto, molto bene, ecco, con Oshoala. Non perdono in qualità, hanno tante soluzioni, una rosa molto lunga e equilibrata. Invece Di Guglielmo va a giocare a destra con Minami che resta a sinistra, e ovviamente sempre Wenninger e Linari in mezzo. Paños. Verticale, Rolfo, campo da attaccare. Dionna prova a star dietro. Centralmente Bonmatí, apertura per Hansen, la vuole ancora Bonmatí, stop e conclusione. Centrata in pieno Jace, non è finita. Ancora Barcellona, Bonmatí, scambio con Hansen. Intervento stavolta efficace alla grande di Minami, calcio d'angolo per il Barça. Fortunata qui la Roma. Centrata in pieno, proprio la nuova entrata. Senza eccessiva fretta il Barcellona alla battuta del calcio d'angolo. Jace, Rolfo, ovviamente Salma in area di rigore. Oltre a Bronze viene guardato da Minami. Parte il cross proprio verso Bronze che va a staccare di testa, forse c'è stata anche una deviazione, vediamo quello che decide l'arbitro. Rinvio dal fondo. Non aveva torto a protestare il Barcellona perché l'ultimo tocco è di Wenninger. Linari, palla lunga, a cercare Ove, impreciso però il lancio. Sta provando a studiare un'idea diversa però la Roma almeno. Rolfo, Salma, Wenninger, Giuliano. Di Guglielmo in profondità, non c'è fallo su Giacinti. Abileone è convinta, Giacinti un po' meno. Minami di testa e adesso c'è campo da quella parte, può prenderlo Ove, uno contro uno, è partita Ove, Gionna vicino a lei, servita, Gionna, Paños. E qui non se l'è sentita Ionna di provare a puntare l'avversaria, ha visto lo spazio e ha voluto calciare subito, difficile da lì, soprattutto era ancora distante dalla porta e avrebbe potuto portarle a avvicinarsi un po' di più. Arriva la Roma, Giacinti, anticipata da Mapi Leon e poi Paños, sta per tirare verso la porta Giacinti, nessun tempo di gioco di troppo, Minami ancora in difficoltà. Le rubano il pallone, Hansen taglia tutto il campo, apertura verso Salma, fuori posizione di Guglielmo, Salma dimentica il pallone, poi lo ritrova, entra in area, aspetta, si guarda intorno, chiusa. Insiste il Barça, patria memoria, è un passaggio per Ceasa. Questo è il momento in cui ancora una volta Mapi Leon anticipa Giacinti, diventando una cosa personale ovviamente. Troppo lenta Wenninger nel decidere cosa fare. Rimessa laterale comunque per Lucia Di Guglielmo. Andressa,
Non c'è fallo, continua a lamentarsi Andressa, che però deve anche rialzarsi, che il Barcellona va. Chiude di Guglielmo, rimessa laterale sempre catalana. Attaccata regolarmente Salma alle spalle. Non passa l'iniziativa di Guion. Bombati. Giuliano si fa sentire. Poi Paredes ruba palla a Giacinti in maniera regolare. 2 contro 3. Con Ove che corre vicino. Servita adesso. In area di rigore. Ove Paños. Bisogna crederci. E qui c'era un 2 contro 1. Ha rubato benissimo palla senza fallo e qua forse poteva aspettare ancora un po' Giacinti a dare palla a Ove, perché c'era comunque è stata brava anche Bronze a rimanere ancora a metà strada tra una e l'altra, e poi lì non è riuscita ad angolarla al meglio. Però è questa, è qua che la Roma può diventare pericolosa, può rendersi pericolosa. Qualcosa concedono, bisogna stare sul pezzo e bisogna chiaramente concretizzare. Ma anche perché il Barcellona difficilmente cambia il suo modo di giocare. Loro, anche se hanno la possibilità di verticalizzare magari subito, loro mantengono il possesso del pallone, continuano a cercare comunque questo fraseggio, questa manovra avvolgente ogni volta. E quindi questo a volte, insomma, si sono molto sicure, a volte troppo sicure nel loro possesso palla, e quindi possono farsi trovare, insomma, anche loro scoperte. Jace, Bommati, dribbling al limite, Hansen, non trovare anche Patri, sono in quattro, Hansen dimentica il pallone, Minami è lì, deve fare attenzione, cross, deviazione, angolo. Sorriso amaro di Alessandro Spugna, invece molto più serio Jonathan Giraldes. Il Barcellona ha tirato almeno 20 volte verso la porta. Mapi Leon dalla bandierina. Jace presa da Linari, parte il cross. A vuoto tutti, palla termina sul fondo, sarà rinvio per Che Azar. Non c'è nulla. Benninger di Guglielmo, è qui che bisogna velocizzare. Salma chiude. Di Guglielmo, altra rimessa. Ultimo quarto d'ora all'Olimpico, avanti il Barça, ma solo 1-0. Di Guglielmo sbaglia, Mapi Leon, Bommati, Mapi Leon, Salma, Guion, numero, poi Di Guglielmo chiude il disimpegno, Guion in profondità, ha calcolato male Mapi Leon, ma non Paredes, Spugna vuole giustamente affrettare le operazioni, ma Giacinti preferisce invece aspettare per far salire la squadra. Andressa in pallo, ancora rimessa per la brasiliana Di Guglielmo. Si propone Ghionna, servita, non riesce a controllare. Dopo un cambio anche nel Barcellona,
ovviamente non ha particolarmente fretta. Rolfo. Ancora lei. 7 gol in campionato, 1 in Champions League. Giocatrice che può giocare veramente a tutta fascia. Mopi Leon. E poi quel momento di Crnogorčević. Un'altra giocatrice di gamba. Come Rolfo può fare tutta la fascia. Fischi dell'Olimpico. Ennesimo attacco del Barcellona che entra centralmente. Linari. E poi palla verticale verso Ove, troppo lunga. Vediamo chi esce. Un cambio doppio. Perché sta per entrare anche Engen, fuori Salma. Il giocatrice che sta decidendo fin qui la partita. Dentro Crnogorčević, forse fresche anche in avanti. Fuori anche Patri. Dentro Engen. Non dovrebbe cambiare molto il Barcellona a livello tattico. No, assolutamente. Tutti i ruoli su ruoli, diciamo che Engen ha più qualità da play, quindi o giocheranno con un doppio play e Aitana che andrà a posizionarsi, a sfruttare molto gli inserimenti come già fa, oppure si alzerà un po' il Walsh, però sicuramente Engen ha caratteristiche da play puro, quindi non, mentre Patri comunque riesce anche a giocare da mezza, quindi portano sicuramente ancora più fisicità e più equilibrio in mezzo al campo. Recupera palla il Barça. Jace contro Wenninger, buono il dribbling. Crnogorčević sul secondo palo, parte il cross, Linari di testa e poi gli Ionna. Engen, primo pallone toccato. Mapi Leon. Rolfo aspetta gli Ionna. Strettissimo invece di Guglielmo, quasi centrale dentro l'area di rigore. Rolfo prova una conclusione cadendo, non era facile, altro pericolo che scivola via. 7 gol invece in campionato per Crnogorčević, 2 in Champions League. Bisogna fare attenzione in questo momento della partita alla sua gamba. Linari. Non c'è fallo su Ove, forse poteva essere presa una decisione diversa. Andrés Alves, pulita anche lei, stesso metro di giudizio diciamo. Ove in verticale, prova a tenerla Giacinti. C'è un fallo rischiato su Ove, la palla lontana, calcio di punizione e cartellino giallo. L'indirizzo di Mapi Leon. No, di bronzo. Evidentemente. Come suo fallo. Confermato. Fatta in fretta la Roma. Soluzione intelligente. Ove, sguardo dentro l'area di rigore. Parte il cross. Pagnos l'ha persa. Andrés Alves. Fuori. Un'occasione gigante per la Roma, gigante! Sì, qua la Roma è stata bravissima a cercare, a battere velocemente, a cercare subito Andrés e Ove. Poi bella questa palla, Pagnos non impeccabile in questa uscita, la palla che rimane lì. E da lì Andrés
deve trovare lo specchio, se trova lo specchio trova anche il gol. Ti concedono poco, ma quel poco che ti concedono a questi livelli va sfruttato. Giuliano, partita di Ionna, l'idea era giusta, Rolfo intercetta all'indietro verso Pagnos, che può gestire con più calma stavolta. Alla fine però quattro occasioni la Roma le ha avute. Guarda, stavo infatti pensando proprio alla, al numero, a quello, sì, che poi così poco non è, se si pensa comunque che si è comunque un quarto di finale di Champions League. Rolfo spinge a sinistra, di nuovo con la testa sott'acqua la squadra di Spugna. Rolfo contro Di Guglielmo e ci mette una pezza, ennesimo calcio d'angolo. 82. Canta l'Olimpico. Decimo corner per il Barcellona. Di nuovo il trenino. Parte il cross morbido sul secondo palo. Si cerca una sponda. Linari gira a vuoto ma non prende il pallone e allora è rimessa dal fondo. Bene così. Giuliano, si è passata lei per prendere palla. Losada, di nuovo da Giuliano. Testa di Paredes, ma la via è quella. Il centrocampista che si abbassa. Andressa, gran palla nello spazio per Ove. Sta arrivando anche Giacinti, l'ha vista Ove. Giacinti velo, arriva Giuliano che calcia forte. Pagnos in calcio d'angolo. E la Roma sta crescendo, sta trovando Ove, cosa che non era mai riuscita a trovare nel primo tempo, e sappiamo la sua qualità, la sua riesce sempre a fare la differenza anche a questi livelli. La grande distanza, Manuela Giuliano provata a calciare. Losada, primo palo, girata di Wenninger, solo abbozzata. Ancora Roma in attacco. Losada, primo palo, la palla passa, non la prende nessuno. La allontana Walsh. Ghionna da ultima. E adesso è la Roma che prova a far paura. E adesso bisogna avere coraggio. Ove, cambio di gioco, si sono spaventate. Giuliano al limite, Giuliano fa girare la conclusione, lamenta un tocco con il braccio. La Roma per il momento si va avanti, tanto c'è il VAR, eventualmente si potrà valutare. Fischio dell'arbitro intanto, calcio di punizione, rivediamo. Il tocco di bronze. Mentre questa è la conclusione precedente di Giuliano, forte ma anche centrale. Ha calciato molto bene. Bisogna aspettare. Prima di riprendere. Stanno guardando l'episodio al VAR. L'Olimpico col fiato sospeso. Si va. Mapileon. Andressa di prima. Paredes manda via, adesso Wenninger deve fare attenzione al rimbalzo. Jace in agguato, pasticcia un po' la Roma. Balla brasiliana, aspetta un rimorchio, arriva immediatamente Bonmatí. Rolfo, Mapileon, forte in avanti. Jace si gira,
Occhio a Zornogorcevic sul secondo palo. Raddoppiata di Guglielmo. Combatte anche Ove. Deve portare via il pallone. Lo spara lontano sul petto però di Mapi Leon. Resta lì il Barça. Rolfo. Lo spettacolo olimpico che canta. E questo deve caricare ovviamente per questo finale le ragazze di Spugna. Hengen. Hansen. Punta Minami. Ancora la forza di andare. Hansen effettua il cross. Jace prova una girata molto complicata. Però negli ultimi 10 minuti il Barcellona non fa più così paura. Ma sicuramente i cambi hanno dato più freschezza, più solidità, più qualità alla Roma. E secondo me il Barcellona ha perso qualcosa, soprattutto in mezzo al campo. Comunque Engen non ha la qualità e l'esperienza di Patri e Oshoala e Geise. Non ha la forza fisica e non spaventa così tanto come Oshoala, nonostante Oshoala abbia sicuramente sulla coscienza un paio di occasioni importanti fallite. Però è sempre una giocatrice a cui non si può mai lasciare spazio perché è sempre molto pericolosa. Di Guglielmo va a franare su Zornogorcevic, il fallo però lo ha commesso la numero 7. Calcio di punizione per la Roma, manca 1 minuto e mezzo più recupero. Tratta molto bene Di Guglielmo. Molto. E comunque è rientrata proprio questa una settimana, 5 giorni fa, lo scorso venerdì contro la Fiorentina, dopo un'assenza molto lunga perché si era infortunata a settembre, ha subito un'operazione al tendine del bicipite femorale. E è entrata molto bene. Occhio perché la Roma batte in fretta come prima. Ove mette al centro, questa volta l'hanno letta. Rimessa laterale. Giuliano. Vicky Losada al cross, secondo palo Pagnos, stavolta sicura. Mapi Leon, doppio cambio in arrivo a breve per il Barcellona con Bruna e con Marta Torrejón. Palla buttata. Hengen. Verticale forte verso Zornogorcevic, c'è Hazard. Siamo al 90esimo. 3 minuti di recupero non sono tanti. Considerando che ci sarà anche un cambio, si chiuderà a 93-30 teoricamente. C'è Hazard, mette giù palla e va lunga. Gionna, Losada con l'esterno, un bel pallone per Giacinti che è stanchissima però. Denninger attenta. Jace, Wenninger pulita, raddoppia Giuliano, l'ultimo tocco è della giocatrice del Barça. Una Roma in netta crescita, una seconda parte di questo secondo tempo. Eccoli i cambi, fuori Hansen, vediamo dove si piazza Torrejón.
dentro anche Bruna. Fuori Bronz, che era ammonito. Sì, stava facendo anche un po' fatica nell'ultima sì. parte, nella seconda parte del secondo tempo con Ove. Giustamente Giraldes corre ai ripari, deve fare in fretta la Roma. Rampi per Andres Alves. Allora bisogna aspettare. Sta per partire l'ultimo giro di orologio, ma si potrebbe arrivare fino al 93:30. Bisogno dei soccorsi estremati, evidentemente Andres Alves si sente tirare dietro il polpaccio. Pronta a scattare come prima Ove in fascia. Altissimo il Barcellona. Giuliano, palla corretta per Giacinti, si è addormentato il Barça. Paños ancora una volta, brava Giuliano, e Giacinti deve fare meglio. Sì, qua soluzione ottima di Giuliano, si completamente addormentata la difesa del Barcellona, e anche Paños che non è uscita. E li deve incrociare, li deve incrociare sul secondo palo, ha praticamente tutto lo specchio Giuliano, della porta. Giuliano, tacco, Wenninger se la ritrova lì, può anche scaricare. Giuliano, altro cross dentro l'area di rigore, prova a girare Andres, era complicatissimo, alla caccia del pallone Losada per l'ultimissimo assalto, prova a tenerla viva, ma se la riprende il Barcellona, che poi rischia tutto buono. Ancora tempo, Linari sterza, da un'occhiata al cronometro l'arbitro, la Roma torna indietro, si lascia giocare, bisogna fare in fretta, la porta però è dall'altra parte. Minami deve andare su, ci pensa troppo e regala palla al Barcellona. Ancora Minami, ragiona e poi spara in fallo laterale. Che chance per Giacinto. Ha cercato il primo palo, deve cercare il secondo palo. È finita allo Stadio Olimpico la gara di andata dei quarti di finale della Women's Champions League. Ha vinto il Barcellona, lo ha fatto per 1-0 grazie al gol di Salma, ma c'è un ritorno da giocare e almeno a livello di risultato è ancora tutto non aperto, spalancato. Una Roma che è cresciuta forte nel finale e ha avuto tante occasioni con Giacinti, ma non solo, però non ha segnato e queste cose le paghi. Comunque applausi dell'Olimpico. Questo è il dato degli spettatori, il più alto come detto nella storia del calcio femminile per un match ufficiale a livello di paganti in Italia, chiaramente. Che ritorno ci aspettiamo, Marta? Perché al Camp Nou chiaramente sarà durissima. Sì, allora, secondo me, se andiamo su valori assoluti, è ovvio che il Barcellona è oggettivamente più forte. E per, penso, 60 minuti, 70 minuti, è stato quasi un tiro al bersaglio. È stata migliore in campo, c'è Hazard. Oggi è stata occupata molto e ha risposto presente sempre, e nel momento in cui l'unica volta in cui non c'è stata lei c'è stata Linari che ha salvato sulla linea. Dall'altra parte però è stata sicuramente il secondo tempo della Roma un secondo tempo con più coraggio, dove hanno alzato il pressing, dove hanno avuto più qualità nella fase offensiva, hanno cercato bene gli esterni, quindi avevano anche soluzioni diverse. Il Barcellona si fa trovare scoperta, si è fatta trovare scoperta, perché concede anche il Barcellona, e in una partita di Champions ci sono state 4-5 occasioni nette, penso, per la Roma, forse 4, e insomma
bisogna, c'era l'opportunità di sfruttarle meglio e avrebbero dovuto sfruttarle meglio, perché ovviamente portare a casa magari un risultato diverso. Questi sono i numeri che certificano appunto quanto diceva Marta, però a livello di testa siamo partiti secondo me con una Roma e abbiamo chiuso con un'altra. Assolutamente sì, e quella è la consapevolezza che deve avere la Roma nel sapere che comunque può mettere in difficoltà il Barcellona. Poi ovvio che se il Barcellona nei primi 60 minuti fa 4-5 gol parliamo di un'altra partita, però poi le partite sono così, la Roma ha sbagliato 4 gol, il Barcellona anche, e alla fine giustamente passa il Barcellona in questa partita con il risultato di 1-0, però la Roma sicuramente ci ha fatto vedere che è un secondo tempo in grande crescita. E può dire la sua comunque il 29 marzo al Camp Nou. È tutto, grazie da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi. Alla prossima. The new dawn of Anthony Joshua begins with all future fights live exclusively on The Zone. Rising with a clear mission. Come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise. Starting with Joshua versus Franklin, April 1st, live only on The Zone. Running needs nothing. It was born free. Goalpost free. Finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you. Don't blink on this one.